Fratelli di Zion, bentornati. Dunque, stavamo parlando dell'oracolo e delle sue predizioni, continuiamo quindi su questa affascinante strada. L'oracolo è realmente onnisciente, cioè conosce davvero tutto ciò che è accaduto e tutto quanto accadrà. Beh, effettivamente, se ci pensiamo, nel primo film abbiamo alcune situazioni che sembrano suggerirci la veridicità di queste sue predizioni. Per prima cosa ha ragione riguardo il vaso contro cui Neo andrà ad urtare, facendolo poi cadere. Ha ragione riguardo il sentiero suggerito a Morpheus riguardo il ritrovamento dell'eletto. E ha di nuovo ragione quando dice a Neo, durante il loro primo incontro, che lui non è il prescelto, o almeno non lo è ancora. Infatti aggiunge che il giovane sta aspettando qualcosa. Forse la sua prossima vita. Your next life, maybe. Who knows? That's the way these things go. Questa è una predizione molto indicativa, molto sottile, molto mirata. Seppur in quel momento non è ancora esplicita. Infatti, guarda caso, Neo, quando diviene effettivamente l'eletto, colui che ha l'abilità di cambiare Matrix a suo piacimento, diviene l'eletto, diviene il prescelto, soltanto dopo essere morto. L'ECG in quel momento è piatto, i monitor non danno segni vitali, quindi il bacio di Trinity è come se lo riporta alla vita, dando inizio a quella nuova esistenza che Neo stava aspettando per divenire a tutti gli effetti l'eletto. L'oracolo ha quindi predetto tale avvenimento. Ma se così fosse, se l'oracolo sa tutto, allora non può esserci il libero arbitrio. Poiché se io vi dico che domani accadrà qualcosa, questo qualcosa deve accadere. Ma se deve accadere, allora è inevitabile. Nessuno può impedire che accada. A tal riguardo Giovanni Calvino, umanista e teologo francese, era convinto che Dio potesse, con un solo sguardo, vedere la nostra intera vita. Un po' come se le nostre esistenze, dall'inizio alla fine, quindi dalla nascita alla morte, fossero impresse su una pellicola. Una pellicola che scorre davanti agli occhi di Dio come le immagini di un film. Eppure, se così fosse, allora ogni singolo evento della nostra vita sarebbe fisso e inalterabile, come i fotogrammi di questo video. Voi potete ipotizzare gli argomenti che andrò a trattare, potete ipotizzare gli errori che farò o come approfondirò certe argomentazioni, ma che vi piaccia o meno, non potete in alcun modo cambiare la sequenza da me creata. Di conseguenza, Calvino era convinto che alcuni di noi fossero destinati dalla nascita ad andare in paradiso, mentre altri all'inferno. E così però non ci sarebbe alcun modo di rimediare, poiché il film della nostra vita, la nostra trama, sarebbe scritta e realizzata in quel modo. Privandoci del libero arbitrio, non potremmo cambiare niente di ciò che è già stato scritto. In breve, se è vero che esiste qualcuno o qualcosa di onnisciente, come in questo caso l'oracolo, allora non può essere vero che chiunque è dotato del libero arbitrio. Come possiamo scegliere se la nostra vita deve per forza di cose imboccare una strada già decisa, già predestinata? Non possiamo scegliere. Il che rende libero arbitrio e onniscienza tra di loro incompatibili. Eppure, parafrasando il teologo cattolico Tommaso d'Aquino, un essere onnisciente non è che sappia ogni cosa, ma conosce ciò che è logicamente possibile sapere. And she knows what? Everything? She would say she knows enough. Noi, come esseri umani, possiamo conoscere il futuro soltanto una volta che è accaduto. Però gli eventi che, ad esempio, avverranno domani, per definizione non si sono ancora avverati, non sono ancora accaduti. Quindi sapere con certezza quanto avverrà è per noi impossibile. Eppure, esistono altri modi per conoscere il futuro. Vi faccio un esempio. Siamo all'interno di un locale, all'interno di un bar, e siamo poggiati al bancone, con in mano un drink, abbiamo in mano un bicchiere di cristallo. Quando questo ci cade dalla mano, quando ci scivola, sappiamo già che andrà a rompersi al suolo versando il suo contenuto sul pavimento. Non serve che vediamo il bicchiere rompersi. Nell'esatto momento in cui non lo sentiamo più tra le cinque dita, sappiamo già cosa sta per avvenire.
Non siamo oracoli, non siamo stregoni, bensì conosciamo bene le leggi naturali che guidano il nostro universo. Sappiamo bene che se lasciamo cadere degli oggetti da una certa altezza, questi andranno a precipitare al suolo. Lo sappiamo perché gli oggetti obbediscono alle leggi naturali, quindi ancor prima che il bicchiere si spezzi al suolo, noi sappiamo con estrema certezza che il bicchiere andrà a cadere ed infrangersi sul pavimento. Sarebbe infatti assurdo il contrario, sarebbe assurdo vederlo volare. In qualche modo, quindi, la precognizione è possibile. Ma come fa allora l'oracolo a prevedere in modo così dettagliato tutti quegli avvenimenti? Guardando unicamente il primo film, qualcuno potrebbe supporre che la pizia, in qualità di programma senziente, sviluppato per conoscere la psiche umana, sia capace di prevedere con estrema certezza come i singoli individui reagiranno a determinate suggestioni. Ad esempio, dicendo a Neo di non preoccuparsi per il vaso, questo si guarda attorno facendolo cadere, concretizzando l'apparente previsione. L'esempio potrebbe indicare una reazione umana prevedibile. Ma se tutte le reazioni umane di ogni singolo individuo fossero prevedibili al 100%, come per l'appunto in questo caso o in quello di Cypher, allora tali azioni non sarebbero libere. Non potrebbe esistere di nuovo il libero arbitrio. Quindi, se ciò è vero, allora come fa l'oracolo a conoscere il futuro? Semplicemente, ragazzi, vi dico una cosa, l'oracolo non lo conosce realmente. Esattamente come noi, è solamente cosciente delle leggi fisiche e dei metodi di controllo che guidano il suo universo. Se noi sappiamo in anticipo che un bicchiere è lasciato cadere da una certa altezza, andrà a rompersi al suolo, lei può fare tranquillamente lo stesso con altre predizioni, che siano però logicamente possibili. Che intendo? Nel terzo film l'oracolo esprime molto bene tale concetto. Quando Neo va da lei per chiedere i motivi per cui l'ha aiutato fino a quel momento, per chiederle quale sia l'obiettivo di tutto ciò e come finirà ciò che ha iniziato, l'oracolo risponde di non saperlo, non lo sa. Non lo sa poiché nessuno può vedere al di là di una scelta che non gli è chiara. Qual è tale scelta? Lo scopriamo al termine della trilogia, durante il dialogo tra il padre e la madre di Matrix, quindi l'architetto e l'oracolo. You played a very dangerous game. Change always is. Hai giocato una partita pericolosa. Che cosa vuol dire? Qualcuno sostiene sia legato a fantomatiche teorie riguardo Smith, ma per quanto siano affascinanti, sono anche completamente erronee. La partita pericolosa a cui si riferisce l'architetto è strettamente legata all'incapacità dell'oracolo di prevedere gli esiti del conflitto. Lei non può sapere cosa avverrà, il che mette a rischio sia il destino delle macchine che quello degli uomini. Allo stesso modo l'architetto non può comprendere il valore delle scelte. Quindi a causa di un evento che vedremo meglio nei prossimi video, al termine del secondo film, anche l'architetto non è più in grado di calcolare equazioni certe. Per l'intero arco di Matrix Revolution, il padre e la madre di Matrix non hanno un'idea chiara di come finiranno le cose. Non possono prevedere il futuro poiché non è più logicamente possibile calcolarlo. Per la prima volta sono ciechi, sono stati privati della preconoscenza. E ciò è accaduto nel momento in cui Neo ha scelto di salvare Trinity, l'ultima scelta predestinata dell'oracolo, la quale tuttavia porterà ad esiti differenti rispetto al passato, esiti mai visti prima, mai calcolati, mai sperimentati, quindi ignoti a chiunque, non logicamente possibili da calcolare, non logicamente possibili da prevedere. Da quel momento si è interrotto un loop, le equazioni si sono sbilanciate, quindi le cose non si ripeteranno più come le 5 volte precedenti, ma prenderanno una piega sconosciuta, basata sulla speranza, la quintessenziale illusione umana, che non è calcolabile, quindi non è prevedibile. Sarà finalmente il conquistato libero arbitrio dell'eletto a mettere fine in un modo o nell'altro al conflitto. Per questo motivo, sprovvisti del loro controllo pressoché totale sugli uomini, né l'architetto né l'oracolo potranno ora prevedere l'epilogo che li attende. Un epilogo che in questo caso non sarà più condizionato dal loro volere, rendendolo per l'appunto non prevedibile, non calcolabile. Questo è il gioco pericoloso dell'oracolo. Ma che cosa vuol dire, che cosa significa realmente? E come ha avuto inizio tale gioco?
Fratelli di Zion, a tali domande risponderemo nel prossimo episodio. Io come sempre sono Emilio Valotti, grazie per essere stati in mia compagnia.